So, guys, a few minutes here. I wanna be your slave, I wanna be your master. I wanna be your slave, I wanna be your master. As you can see, the song is catchy as hell. So immediately, man. Immediately in my head. So some imaging of this band. So three guys and one girl. Please tell me more about them. Whoever, guys. Little Italia, ragazzi. Come avete sentito, è un ritornello talmente che ti si piazza in testa subito che è bastato ascoltarlo durante la canzone qualche minuto di attesa, un secondo, che mi è rimasto lì e ve l'ho riproposto. Ora dico qualcosa in inglese e poi torno in italiano, ragazzi, sono qua. So, interesting this weird voice, this weird way of singing this song. It is a weird voice because it sounds like he used the nose. I wanna be, I wanna be. It's strange because it seems that he used also his nose, and it is peculiar. So it is good to insert something new in the world of music. Ragazzi, voce particolare perché è anche di, non sapete definirla, non è nasale, ma anche di un timbro particolare che comunque ci sta, perché se vuoi introdurre qualcosa di nuovo nel mondo della musica ci deve essere qualcosa che ti rende specifico. So, really, really nice guitar solo, but it is not a solo, it is a riff that is repeated two times. Sorry, riff repeated two times. And very, very nice drums. This drummer doesn't abuse the instrument and just use the right things in the right moments. Ragazzi, dicevo, molto bello anche quegli assoli di chitarra che poi non sono assoli, assolutamente, sono dei praticamente riff inseriti in due momenti della canzone, a metà della canzone e poi di nuovo alla fine, in modo molto sagace, molto accattivante, no? Prende molto. E la batteria mi è piaciuta, la scelta, è con quell'uso del Charleston, no? Quell'uso, quel picchiare e martellare nel Charleston, alternato a quei tom che mi ricordano un po', ovviamente non tocco un mostro sacro come lui, però mi ricordano un po' che i Maneskin hanno probabilmente ascoltato anche i Tool, per quel modo di batterismo lì molto pulito che ci fa Danny Carey, rispettando lo strumento. So, that Charleston, in Italian I say that Charleston, very interesting. And next one to say, I'm not so conquered by these lyrics. I have to be sincere and honest with you. Of course, of course, they talk about the situation that every one of us, one in his lifetime, I hope, discover. But this is not the kind of lyrics. Of course, it is explicit, but once commercial was not explicit. Now, in every kind of music, of course, this is rock, so I appreciate, but in a lot of kind of music, especially in hip-hop, rap, and also, I don't want to talk about the new music, I even don't remember the name of the kind of music I want to say, so you know how far I am from this band, and from this kind of music, not this band I like,
so far. Hip hop, rap, and I don't have the word now because I'm not interested. I just want to say that nowadays a lot of commercial bands also in this kind of music I spoke about some seconds ago have this kind of lyrics explicit. So I'm not conquered at all. I'm not conquered so much by these lyrics. Yeah, nice. Yeah, catchy. Yeah, cool. But ragazzi, quello che voglio dire invece che per quanto riguarda i testi, cioè, vi dico la verità, non è che mi hanno preso più di tanto. Cioè, raccontano una bella situazione. Forse oggi parlare di ste robe, di questi, come posso dire, giochi di ruolo, no? Sta situazione qui che, Dio caro, a meno che uno non sia proprio, voglio dire, alla fame più assoluta, cioè, sono situazioni che abbiamo sperimentato tutti, insomma, voglio dire, che ti prendono, però, insomma, voglio dire, se nella musica rap, nella musica hip hop e nell'altro genere che ora va tantissimo, che non mi viene nemmeno la parola del genere, vi rendete conto da quanto non mi interessa, di recentissima scoperta, eccetera, che ora va tantissimo, se prima la musica commerciale praticamente questa roba qui, questi tipi di contenuti non li esprimeva, oggi li esprime in mille modi, quindi non mi è sembrato un testo, ecco, che ma sì, carino, figo, cioè ti tira a vedere dove arriva a dire, però insomma non è il testo secondo me il punto più forte di questa canzone, magari per voi vi fa impazzire perché che ne so, vi ci immaginate sopra un super film. A me non mi ha fatto impazzire quello. La struttura musicale della canzone e il gruppo invece capisco benissimo perché sei arrivato a vincere una rassegna musicale così importante come quella che mi avete detto che ha vinto, e ho sentito dire che ha vinto, ovviamente l'ho sentito nominare mille volte anche se non l'avevo mai ascoltato, perché comunque il gruppo c'è. E come, guys, the band is good and so I understand now the reason why they won this music festival, no? You know, this contest international on TV. Ragazzi, dai, suggeritemi qualcosa di loro ancora, se volete che reagisca ancora loro. Io vorrei risentirli anche in altri pezzi, magari anche roba più indietro, no? Controllerò anche la lista che mi aveva fatto questa amica su Facebook e magari guardo anche se quello che mi suggerite è lo stesso pezzo che mi ha messo anche lei lì, e così ancora più volentieri lo guardo. So, suggesting more, also old stuff by this band, and see you next time, guys. Thank you for watching. Ragazzi, piacere di esserci conosciuti, iscrivetevi se vi è piaciuto la sincera, onesta, personale opinione, ovviamente, perché è solo una mia personale opinione, è la prima volta che le ascolto, capite? Cioè, sta roba non mi si stacca più di testa, quindi che entri nella testa e sia top non c'è dubbio, però ecco, iscrivetevi se vi fa piacere suggerirmi altre cose e condividere con me, se no siamo una grande famiglia e mi fa piacere avere anche voi fan dei Maneskin, perché voglio reagire ancora a questa band. See you next time, guys, subscribe if you like this content, these videos, but please leave comment now, make me know more about them. Ragazzi, descrivetemi anche un po' sta band, dai, nei commenti. Fatemi sapere un pochino com'è composta, dai, raccontatemi un po' anche dei componenti. Ho visto che c'è una fanciulla e tre maschietti, dico bene, se non ho visto male, perché sono tutti abbastanza anche truccati, quindi con delineamenti alcuni anche interessanti, ma mi sono sembrati tre maschi e una femmina, insomma. Chi è che suona il basso? È la ragazza? Sono gli altri? Fatemi sapere. E la voce di chi è? Per questi. Comments, please. I want to know much about the components of this band, so tell me more about them. Ciao ragazzi, see you next time.